Sono rimasto colpito da questo video di Anna Oxa, insomma, è stato messo in risalto sulle news di oggi, in primo piano, in prima pagina, perché lei denuncia amaramente una certa situazione, lei la chiama rete, la chiama anche Matrix, quindi una rete, diciamo, perversa e dannosa. A livello generale, ma a suo danno anche. Poi, piano piano, andando ad ascoltare bene il video spiegato in maniera lenta, si capisce esattamente che cosa, forse, dove vuole andare a parare Anna Oxa. Innanzitutto, fisicamente sembra ancora bella, giovane. Lei fa, appunto, mi sembra che si occupa di filosofie orientali, insomma, ci tiene al suo corpo, ci ha sempre tenuto. Mi sembra che ha una dentatura diversa, mi sembra. Però ancora una bellissima donna, giovanile, veramente, e questo è un aspetto. Ricordo che Anna Oxa è ritenuta, è giustamente una delle più grandi cantanti, interpreti, no? Italiane degli ultimi 30 anni, quasi, insomma, sotto al gradino di Mina, l'irraggiungibile, c'è lei, mentre mi accorgo di ecco, forse così è un pochino meglio. C'è un po' di riflessi vari del sole, ma parliamo di questo video, appunto. Che cosa dice Anna Oxa in questo video? Dice che praticamente, da quello che ho capito, è lungo, dura 12 minuti, lo linkiamo poi se da qualche parte dovesse uscire, ecco, sotto a Beethoven. Anna Oxa dice che praticamente, ad esempio, la Sony gli ha preso un sacco di soldi perché praticamente ha sfruttato, lei ha diciamo, arricchito la Sony e con tutte le sue, i suoi master, le sue registrazioni, la sua voce, insomma, con le sue opere musicali, e sembra che però l'abbiano, come l'avessero un po', così dice lei, insomma, abbia ceduto i diritti di questi capolavori e adesso sia rimasta un po' con un pugno di mosche a livello di soldi. E accusa anche delle persone che sono state intorno a lei, la sua rete, quindi di commercialisti e altre persone che appunto forse devono rispondere del loro operato per vedere appunto, sembra più una, quindi innanzitutto sembra una questione monetaria, di soldi, insomma, probabilmente Anna Oxa ha pensato soltanto giustamente a fare l'artista, a cantare e non si è occupata poi di quello che è il soldo, di quello che erano la gestione del suo patrimonio e quindi sembra che adesso, insomma, stia amaramente constatando che intorno a lei, lei questo dice, poi che ne so io, questo non lo possiamo sapere, forse nessuno lo può sapere, ma appunto lei accusa lo Stato che sembra non si interessi in modo appropriato a questa rete malefica che lei vede intorno a sé, che vuole farla passare per matta, che gli hanno tolto un sacco di soldi, questo sembra che hanno fatto delle false querele, che l'hanno accusata di essere un po' isterica, di arrabbiarsi, insomma, di farla passare per matta. Sembra quindi una questione un po', ecco, di questo tipo qui, quindi questione economica, questione di diritti musicali, questione di farla passare per matta. Si sa che quando a volte ci stanno di mezzo i soldi, le separazioni tra marito e moglie, si possono anche mettere su delle argomentazioni come queste, di far passare per matto una persona o di far, diciamo, anche dire, non so, facciamo conto che uno ha un marito che è uno sfigato, che è brutto, no? Che si separa, dice, ah, mio marito andava con 50 donne al giorno, ecco, una cosa del genere. Ovviamente stiamo un po' sdrammatizzando, questo è quello che dice lei. Poi si parla di stalking, appunto perché dice che riceve tante telefonate a tutte le ore, minacce, che ha una tale Milly Milano, io ho fatto delle ricerche, non ho trovato neanche che è anche una sua un testimone a suo favore, e appunto dice un giro milionario preferisce fare il possibile per farmi credere pazza piuttosto che rinunciare al portafogli, quindi è proprio questo il concetto, ecco, molto chiaro. Quindi, poi dico, mi mandano messaggi particolari tipici delle persone squilibrate nominando anche mia figlia. E insomma, poi accusa anche lo Stato, parla di giustizia perché dice lo Stato non deve esistere soltanto quando devo pagare le tasse. Giustamente, deve esistere anche per garantire la giustizia.
perché qualsiasi, insomma, la giustizia è una delle prime cose, no, nella vita di un essere umano. È triste vedere Anna Oxa, mi ha fatto pena. Anna, se dovessi vedere questo video, Anna, io ti sono vicino, moralmente, sono un tuo fan, come tanti altri, questo conta fino a un certo punto, e ti sono vicino umanamente, ecco, perché ho capito quello che forse, ho capito quello che vuoi comunicare, appunto, perché, che un artista, certo, non va, un artista è una persona del tuo calibro che poi si è spostata anche ad approfondire delle questioni spirituali, no? Quindi i soldi poi alla fine non ti sei mai occupato, io parlo ad Anna Ozza, ecco, se dovessi, non ti sei mai occupata di soldi, però purtroppo non di solo spirito, è bella questa, vive l'uomo e la donna ovviamente, ma vive anche di materia, di soldi, e questo è un equilibrio, quindi un pochino cura, ecco, adesso si è svegliata, ecco, un risveglio anche a livello materiale di Anna Ozza. Insomma, uno deve stare con gli occhi aperti, quindi sveglio sulla spiritualità, ok, ma deve stare sveglio anche nella materia, perché esiste anche la materia, esistono i soldi, bisogna pensare a mangiare, alla cura del fisico, alla cura poi anche della mente e della spiritualità. Ora, che Anna Oxia sia stravagante negli ultimi, da sempre, è sempre stata stravagante, è sempre stata affascinante, è sempre stata particolare, è una grande artista come poche, come sono particolari grandi artisti, Michael Jackson, lo stesso Mozart era stravagante, anche qui dietro il mitico Beethoven. I grandi artisti sono tutti stravaganti, eccentrici, particolari, perché, non, perché diciamo, forse siamo noi esseri normali della vita quotidiana che li vediamo in questo modo, perché non riusciamo, forse vediamo delle mosche bianche, ma proprio le mosche bianche sono quelle più belle, no? So, vabbè, hai capito il concetto, sta a fare un po' di casino. Però quello che voglio dire, appunto, che mi fa un po' pena, Anna Oz, mi fa un po' pena, cioè, oltre che mi fa un po' pena, stavo dicendo, ecco, ho ripreso il filo del discorso, il filo d'Arianna, che è vero che è stravagante, insomma, tutto quello è, che va a Sanremo, scalza, si butta per terra, fa delle canzoni un po' pesanti, insomma, ultimamente, eccetera, eccetera. Ma anche giusto perché comunque c'è, però, insomma, farla passare per pazza mi sembra una cosa grossa. Che poi dietro ci sia una questione di soldi, di litigare, cioè litigare per i soldi è normale, però far passare per pazza poi una persona così mi sembra un po'. Io non conosco, ecco, Anna Oxa la vedo come tutto il mondo dall'esterno, non ho mai avuto modo di conoscerla purtroppo perché è una grande artista, difficile anche penso da trovare, però insomma non credo che sia. Ecco, questo è quello che voglio dire. Poverina, mi ha fatto poi tanta pena e io mi auguro che non abbia problemi di soldi, perché per arrivare sia più una questione forse di giustizia, di serenità, senza dubbio. Però, insomma, non credo che abbia proprio questi problemi di soldi. Ecco, mi auguro che non sia di questo tipo. Poi basta che fa un altro disco, oppure arriva a Sanremo e riguadagna qualcosina. Insomma, questa è la notizia, io la commento così. Stavo uscendo, poi ho detto no, su Anna Oxa questa cosa mi ha colpito. Mi ha colpito perché ho visto qualcosa di particolare in questa sua video intervista. Non so dove se l'ha ceduta i diritti a qualcuno questa intervista, se l'ha pubblicata nel suo sito. Il suo sito è inesistente, anoxa.net, che sembra essere il sito ufficiale. Ecco, faccio un aggiornamento della pagina, non si apre. Altri siti non li ho trovato, c'è la pagina su Wikipedia. Su Facebook non so neanche se è il suo, quello, qui c'è insomma, delle pagine Facebook, ma che non sembrano originali, quindi anche sul web non mi sembra molto presente, ed è un peccato forse, vabbè, è una sua scelta forse per problemi, proprio per staccare, per coltivare meglio la sua spiritualità, però se ha preso questo video ed è arrivata così fortemente nelle case di tutti, deve capire, Anna Ossa, devi capire che. E queste non sono stupidaggini, fare video, Facebook non è una stupidaggine, Internet non è una stupidaggine, Internet è una grande arma, anche per comunicare, per una persona come te, per stare vicino ai fan. E il grande Vasco Rossi, è vero, ci insegna che lui per comunicare fa i clippini alle 6 di mattina, vabbè, adesso non li fa più perché giustamente Vasco Rossi si è ripreso, siamo contenti, dopo qualche anno di malattia, di tagliando, non si deve dire malattia per Vasco, scusa Vasco. E adesso ha ben altre vetrine, no? San Siro, quarta data, tutto esaurito. Anna Oxa, sostegno ad Anna Oxa, mani aperte, un abbraccio virtuale ad Anna Oxa. Questa è la notizia del giorno, commentata così a come viene. Ciao a tutti.